Run again. Ciao a tutti ragazzi, eccomi di filato l'opto. Ciao a tutti ragazzi, eccomi finalmente tornata con un nuovo video. Oggi sono qui perché ho deciso di fare per voi. Non ho ancora deciso. Voglio truccarmi, ho bisogno di truccarmi, non mi va di studiare in realtà, e ormai si è fatto tardi perché non si vede molto da questa inquadratura, ma non è propriamente presto. Forse dovrei aumentare gli ISO, forse sono scura. Così sembra giorno, anche se sta tramontando il sole. Che dite? Carino o too much? I think that's totally too much. Ho stoppato l'immagine, sono andata a ricontrollare e penso che lascerò gli ISO così. Va bene, anche se non sarò eterea tutta bianca, mi prenderete così, abbronzatina. Ma dove? E niente, quindi iniziamoci a truccare e forse dopo farò anche un TikTok. Non so cosa voglio fare della mia vita. Perdonate la mia indecisione, la mia confusionarietà. Confusione, confusanza. Too much wind. I think I'm losing my mind. Sassy, moody, nasty. Forse lo devo attaccare di più. Ah, però no, perché non l'ho passato prima sopra la mano? Ah, ma è che non sono pelosa sotto occhio. Vabbè, no, non sono simmetrici. Questo è più basso, mi sa. Faremo finta che sono simmetrici. Questo che è avanzato, direi di no. Evitiamo già di fare le cavolate. Prima cosa che io fare, andare a mettere un pochetto di correttore Camouflage Matte Concealer sopra palpebra. Poi stendere così che ombretto attaccare meglio. Adesso prendere palette di colori neutri, questa chiamare In My Birthday Suit Mulac, e spennellare su tutta la palpebra colore chiaro opaco. E caro amore mio, promettimi, perso nei tuoi giri. Con questo pennello qui, che è tipo tondino ma è abbastanza fitto, vado a prendere il mio primo colore di transizione, che è questo qua. Quello che ho applicato prima si chiama Topless, questo qua è Comfort Zone. E vado a creare la mia sfumatura dentro la piega e la vado a fare un po' dritta, così da dare questo effetto occhio gatto, e poi la porto anche dentro. Per adesso applico solo il colore, poi lo andrò a sfumare con un altro pennello più fluffy. Dove è il pennello sfumatura che a me piacere tanto? Io ne ho a trovare. Eccolo! Con il pennello da sfumatura di NYX sfumo l'ombrettino che ho messo nella piega. Ora con lo stesso pennello vado a fare un mix di questi due, che sono uno un po' caldo, sempre abbastanza chiaro, e uno un po' più scuro ma più freddo, che si chiamano Come On, quello caldo, e Hot Chalk, quello freddo. E mi vado a concentrare più sulla zona che collega la rima ciliare allo scotch. Chissà se a voi sembra che stia succedendo qualcosa. Ora prendo solamente Hot Chalk con un pennello più da precisione e lo vado a mettere sempre più attaccato alla rima ciliare. Ed ora faccio la stessa cosa con il nero, se lo riesco a prendere, che si chiama Taboo. E lo sfumo sempre con un pennellino da sfumatura, ma un po' più piccolo. È arrivato il momento di levare lo scotch, già sto soffrendo. Dolore, tremendo, atroce. Come vi avevo anticipato, manco sono riuscita a mettere i giusti. E non vi preoccupate se il risultato è pessimo, perché tanto ci andremo a mettere sopra le ciglia finte, quindi non si vedrà niente. Però passo al viso. Primer, fondo, tinta, necessariamente più chiaro del vostro incarnato, altrimenti il trucco non verrà bene. Contouring in crema. Favolosa. Cerco di andare a correggere il colore dell'occhiaia, ma tanto non ci riesco, perché le mie occhiaie sono pessime, pessime tremende, perché c'è un occhio che mi sembra più coperto di un altro. Dito. Correttore.
qui non avevo sfumato il contouring in crema. Lo sfumiamo adesso. Minci più un po' la faccia. Ora metto contouring in polvere. Blushy blushy, cerco blushy blushy. Blushy blushy era vicino. E illuminante divino. Mi riempio al volo le sopracciglia. No, c'è il singhiozzo. E comunque sì, quello che sentite è mia nonna che passa la sfida polvere. Gel fissante da 2 euro. Tanto amore mio, promettimi che parlo nei tuoi giri. Se qualcuno ti parla di me, un sorriso ti spaccherà in tre. Con il restante prodotto vado a rifarmi le lentiggini che ho levato con il fondotinta. Per quanto possibile, insomma. Ci faccio tutti questi puntini e poi con il dito prendo e sfumo. Probabilmente non vedrete niente voi. Sarò lo stesso di same, ma vabbè, a me piacere. A me piacere io un pochino vedere, quindi io fare. Mi so fa troppo, zia. Momento precisione, vado a pulire il mio sopracciglio con il correttore, quindi tutti zitti. Ora, con gli stessi colori di prima, vado a cercare di fare qualcosa di decente nella rima inferiore. Magari un po' più chiaro però, eh. Mi sono scordata che con questo pennello ci avevo sfumato il nero. Grande Joe, grande! Vabbè, a questo punto lo devo fare per forza anche dall'altra parte, quindi... Matita nera come i black hole, quindi... Come si chiamano i black hole in italiano? I buchi neri. Nella rima ciliare superiore. E vado a fare anche un po' all'interno dell'occhio. Yes. Con i marroncini vado qui. Ah. Mo piango. Mo piango. Oddio. Questo pennello è troppo lungo per il mio interno occhio. Direi che così può bastare. Ora passaggio mascara e ciglia finte, ve li risparmio non per qualcosa ma perché non sono in grado di riprendermi, voi lo sapete, perché se mi seguite lo sapete, lo dico in ogni video. Ci vediamo tra pochissimo. Tipo ora. Ta-dan! E adesso gloss. Gloss trasparente, molto molto gloss. Ho messo anche gli orecchini nel frattempo. Secondo me adesso sono diventata troppo scura, quindi... Forse così è meglio. Vediamo un po'. E ora non ci resta che provare a fare un TikTok decente, un TikTok che io non so fare. Ho deciso di rompere il mio cellulare durante questa quarantena, giusto perché non so cosa fare, mi annoio, quindi butto il cellulare ovunque, qualsiasi tempo, boom! Allora, l'altro giorno ho provato a fare uno di quei TikTok tipo difficilissimi, quello là, hey, hey, con la mano, hey. Faccio schifo, ragazzi, cioè io non so fare le transizioni, quindi ho deciso di fare una cosa un po' più semplice, dove utilizzo tipo il green screen e faccio vedere le foto che mando alla persona che mi piace contro le foto che mando alle mie amiche, dato che c'è una grande differenza tra le due e niente, devo fare la parte iniziale, la intro, vediamo. Cosa ne esce fuori? Già mi sono scordata l'audio, quindi proviamo a vedere. Per te, ma mica. Allora, io ho bisogno di voi. Ho bisogno di voi perché voglio saper fare TikTok. Ma secondo voi è meglio la telecamera interna o quella esterna? Così faccio cagare. Oddio, così pare che faccia ancora più cagare dal coso. Oh, proviamo a vedere però. No, oddio ragazzi, non si può proprio fare, forse è meglio dalla telecamera interna, però cioè, non ho capito perché a tutti vengono dei... A tutti vengono dei video tipo super fighi e i miei fanno schifo, cioè non capisco questa cosa, ma anche una mia amica che ha tipo l'iPhone X super figo, si fa i video e le vengono tutti sgranati, cioè come fate voi TikToker? Per favore ve lo dite? Grazie. Metto anche bling. No, raga, vi giuro, c'ho un faccione enorme, ma che è? Ma se mi avvicino va meglio? No, non direi proprio di no. Oddio, ho bisogno di crearmi un set. Utilizzerò questo qua come cavalletto del cellulare. Se i miei pennelli. Magari qua. Facendo un disastro, mi si è chiuso lo specchio. Però aspettate che voi vi sistemo da un'altra parte, che sennò non si vede niente. Oddio, mi prende l'ansia, raga, c'è tanto per l'estazione quando faccio il tacco, lo giuro.
non è troppo male. Magari lo potrei next e mettere nei drafts, perché ho paura di cancellarlo e poi fare una cosa tremenda. Quindi lo rifacciamo. Io penso di essere... No! Mi sento male, pensavo di essermi ripresa da sola, ripresa la bottiglia d'acqua. Ok, beh, direi che questo lo leviamo. Ok, timer. Time for commercial. Oddio, raga, vi giuro che il cavalletto con i pennelli è tremendo, Oh, però mi hai rotto. I said you blink. Why don't you blink? I want you to blink. Do you blink? Blink and blink me. I want you to blink me. Hey. A cagare. Adesso sono attaccati i capelli sul latte. Levato. Niente, non riesco a farlo manco così sufficiente. Dopo innumerevoli tentativi, posso dire di questa parte non doveva essere ripresa, quindi se fa schifo fate finta che non ci sia. Posso dire di non essere una TikToker, di non essere riuscita a fare il video per TikTok, quindi se mai riuscirò a farlo un giorno, non si sa, forse ve lo pubblico nell'info box, ve lo scrivo, questo è il TikTok che ho fatto, non lo so, insomma. In questo lasso di tempo non ci sono riuscita. Però niente, io spero che questo video vi sia piaciuto. Tutti i prodotti che non vi ho detto come si chiamano durante il video ve li scriverò tutti nell'info box, perché pensavo fosse un video più divertente, più easy. Invece, cioè, se non scrivo manco i prodotti con cui mi sono truccata, raga, questo video non c'ha senso proprio. E niente, io spero che vi sia piaciuto. Vi mando un grande bacio. Vi mancano i miei amici. Ciao, quarantena.